Bentrovati per la quarta puntata di A Tu per Tu. Dopo una breve pausa siamo ritornati con un super ospite, Ivo Manzoni, attuale segretario del Calcio Brusaporto, nonché definito da moltissimi addetti ai lavori come il Maradona dei segretari. Ciao Ivo, grazie per questa opportunità. Iniziamo subito la tua intervista chiedendoti come ti sei approcciato al mondo del calcio e quali sono i tuoi primi ricordi legati a questo sport. Dobbiamo andare indietro parecchi anni perché quest'anno faccio i 65, per cui un po' di anni che sono, tra virgolette, sul marciapiede. Ma direi che i primi anni, quando ero in adolescenza, praticamente seguivo allora mio cognato che già era la quarta serie, sostanzialmente è la serie di oggi. E niente, lì ho preso passione un po' per il calcio, però diciamo all'atto pratico la vera e propria, diciamo, l'attività, tra virgolette, di supporto alle società così ho iniziato nella squadra del mio paese quando era la seconda categoria intorno ai primi anni 80, ma così a livello di volontariato, poi piano piano la cosa mi è sempre più interessata e ho cercato sempre di approfondire, di crescere un po' sotto quell'aspetto. Poi sono tante le sfaccettature che la figura del segretario attuale è molto diversa da quella se guardiamo nei primi anni 80. Per gli anni 80 addirittura non c'era zero a livello informatico, zero, viaggiava tutto cartaceo, quindi tieni presente che il venerdì arrivava il comunicato via posta, se arrivava, e quindi il riferimento era nient'altro che la rivista del famoso Sport 9, che mettevano tutti le squalifiche o meno, così. Questo un po' diciamo com'era allora. Abbiamo detto che attualmente sei il segretario del Calcio Brusaporto e l'obiettivo di questa intervista è proprio capire i compiti e le mansioni che ha un segretario, quindi se vuoi spiegarci un pochino quali sono i tuoi compiti da segretario. Diciamo che la figura del segretario, secondo me, sì, almeno per quanto mi riguarda, è cambiata rispetto agli anni scorsi. Prima, come dicevo prima, sostanzialmente era tutta cartacea, quindi tutti i tesseramenti, vale, sia per quanto riguarda il settore giovanile e per le attività, diciamo, di prima squadra, così era tutto cartaceo. Poi intorno nel 2006, circa 8 anni fa, c'è stata praticamente l'implementazione della dematerializzazione di tutti i documenti, quindi si è provveduto un po' a informatizzare il tutto, e ovviamente il ruolo del segretario, praticamente, almeno per quanto mi riguarda, si è praticamente un po' alleggerito, nel senso che fai tutto computer, metti dentro tutto, quindi diciamo, hanno avvantaggiato un po', diciamo, quei segretari, tra virgolette, che avevano un po' di dimestichezza con i sistemi informatici. È chiaro che se vai a vedere la maggior parte di tutti i segretari nelle vecchie società sono tutte volontarie, persone, diciamo, di una certa età, e quindi magari non hanno così quella dimestichezza, però ovviamente se uno ha voglia così devi crescere, imparare, il sistema lo trovi. Però la figura del segretario attuale è secondo me, un dirigente operativo, che devi essere un po' di polivalenza, non deve essere solo il Un compitino po' tutto. fatto, faccio il tesseramento, poi ci sono le carte federali, cioè c'è praticamente ampio spazio se uno ha voglia di muoversi. Poi a me è sempre piaciuto fare anche altre cose, curare quello che è l'immagine società, fare il giornalino, non so, quando si gioca in casa, cioè gestire i siti internet, cioè, ho fatto un po' di tutto, quindi è un po' la soluzione attuale che secondo me è chiara. Questo lo puoi fare dove? Lo puoi fare in società in cui praticamente non è strutturata come a livello professionale, quindi diciamo hai lo spazio per poter muoverti in tante altre operazioni. Se vai nell'ambito dei professionisti è tutto praticamente, ognuno fa il suo compitino, così poi dipende se uno gli piace. Io preferisco, ripeto, lavorare in una società in cui hai possibilità, ovviamente sempre nel tuo campo, di rispettare quelle che sono le tue mansioni. Però riesci, hai la possibilità Certo. di esprimere tutto quello che vuoi, cioè fare tante cose, perché alla base di tutto c'è la passione, perché non dimentichiamoci, perché nel nostro ambito dilettantistico la prima cosa è la passione e poi viene il resto. Certo. Hai collaborato in diverse società dando il tuo importante contributo. Ti chiedo di fare una panoramica delle tue esperienze e raccontarci come ultimo punto, come ti trovi in questo nuovo ambiente qui a Brusaporto?
allora, come avevo detto all'inizio, cioè, ho iniziato a metà degli anni 80 nella squadra del mio paese, come... però ecco, se devo dire le esperienze più A significative, livello sì, le del esperienze più territorio. significative, diciamo che c'era nei primi anni 2000 la Fiorente Bergamo, in cui abbiamo fatto anche il record del campionato di eccellenza e abbiamo stravinto il campionato. Però se devo essere, diciamo, quello che ha avuto, diciamo, più che mi ha lasciato il segno è la squadra è Pontisola, che adesso si chiama Ponte San Pietro. Diciamo, le più grosse soddisfazioni le ho avute lì, sia nell'ambito, diciamo, come campionati, come anche a livello. E poi c'è stato il top, che sono riuscito a organizzare l'amichevole con la nazionale a Torino, con la nazionale a settembre 2013. Tramite i miei contatti, così sono riuscito a organizzare, ed è stato un po', diciamo, l'apice tra virgolette, della mia carriera. E oltre poi anche lì, abbiamo fatto parecchi anni la Team Cup, quindi ho avuto modo di frequentare anche degli stadi, diciamo, importanti, non di così. Gli ultimi anni li ho fatti, dopo la parentesi, diciamo, lì a Ponte, sono andato a Cicerano, ho fatto 5-6 anni anche lì mi sono trovato benissimo. L'anno scorso ho avuto la necessità, sentivo già di mettermi ancora in gioco, di trovare nuovi stimoli. Ed ecco il motivo in cui praticamente sono arrivato a Brusaporto. C'è anche da dire una cosa, che nell'ambito della Serie D, essendo anche delegato al Dipartimento, collaboro un po' con tutte le società. Quando tutte le società sono state, diciamo, promosse, vedi Scanzo, Villa Valle, così negli anni scorsi anche già col Brusaporto, gli ho dato una mano a fare quelle che sono le pratiche di iscrizioni e tante altre cose, quindi era già un po', già mi ero in contatto con Brusaporto. E poi avevo anche altre richieste, non tante però, e diciamo, sono contento di aversi attivato a Brusaporto. L'obiettivo di questa intervista, oltre alle mansioni che hai elencato del tuo compito da segretario, voglio chiederti quanto è importante, la tua figura, cioè la figura del segretario all'interno di una società, parliamo di società come la nostra, quindi semiprofessionistiche, quanto è importante il segretario, anche perché dobbiamo sottolineare che, diverse società, magari anche al nostro livello, non godono di questa presenza. Il segretario, ovviamente parlando per interesse, è fondamentale secondo me, ma come avevo più che altro adesso la figura del segretario va vista sotto in questi ultimi, diciamo, con quello che c'è stato negli ultimi anni, con le varie, cioè è cambiato un po' il sistema del calcio, è cambiato anche un po' il sistema di come ci si approccia anche a livello dirigenziale. Quindi la figura del segretario è quella, cioè praticamente, oltre a quella che è la gestione quotidiana, il suo segretario deve seguire bene quelli, a parte i comunicati, così, ma anche il discorso un po' carte federali, cioè sono tante secondo me tutte le società hanno la figura, tra virgolette, del segretario. Il problema è che poi magari certi compiti, certe mansioni così, vengono praticamente suddivisi nei vari compiti. Voi per il direttore sportivo, voi responsabile del giovanile. La figura del segretario è quella che deve fare praticamente un po' da riferimento per dare supporto sia al settore giovanile, prima squadra, l'organizzazione, cioè la gestione giorno per giorno delle attività, ovviamente sempre in sintonia con quelle che sono le linee guida tracciate dalla presidenza, perché quello che conta il segretario è proprio quello, cioè tenere un po', diciamo, i fili, dare supporto a tutte le varie componenti, perché in una società come la nostra, ma così che è strutturata. Abbiamo l'attività di base come scuola calcio elite, poi c'è l'agonistica, c'è la juniores nazionale, poi c'è la prima squadra, praticamente un po' tutto deve fare. Il factotum, Sì, in fattotum, ma più che sostanza. altro deve tenere proprio tutti i contatti con tutti, altrimenti secondo la figura. Poi ripeto, sempre sottolineando il fatto che devi farlo con una certa, cioè devi aver voglia ancora di aver fame di imparare come giocatori, se tu vedi quando fanno dare un risultato che hanno voglia di fare. Io ho sempre voglia di mettermi in discussione, quindi uno dei motivi per cui ho cambiato è anche quello. Cioè cercare sempre ogni anno di apportare qualcosa di nuovo, che non è facile, perché poi Certo. capisci che... Però speriamo bene. Fin quando, cioè, mi diverto, che mi piace così, rimango nell'ambito del calcio. Poi mai dire mai, nel senso che se mi viene qualche altro hobby da fare, però sono troppo appassionato per mollare, quindi...
teniamoci stretto il brusaporto, che stiamo facendo una stagione sotto tutti i punti di vista bene, ma anche è importante sotto, diciamo, questa società mi piace, diciamo, il modo di approccio di vari, anche le componenti, dal magazziniere piuttosto che l'ultimo arrivano tutti dalla stessa parte, c'è una famiglia sostanzialmente e gruppo. I risultati arrivano con quelli. Se tu tutti gli anni cominci a cambiare, cambi le figure per cercare di migliorare, magari, mentre invece in realtà cominci a avere un bel gruppo coeso, vedrai che poi, certo, i risultati vengono. Sì, questo è stato un po' il punto che hanno toccato anche gli altri che sono stati intervistati in questa rubrica, che Brusaporto è una famiglia più che una società, quindi sicuramente è uno dei suoi punti di forza. Chiudiamo così la tua intervista, ti ringrazio Ivo per avermi concesso la possibilità di intervistarti, anche perché è la prima volta che ti intervisto da quando sei a Brusa. Ti ringrazio chi ci ascolterà, un saluto da Martina e alla prossima.